Homin, spazio di approfondimento, e parliamo di musica con un artista, compositore, pianista abruzzese, teramano di nascita. Possiamo dire che ha 40 anni tondi tondi, anche perché ci siamo scambiati un po' queste informazioni anagrafiche. Paolo Di Sabatino, buon pomeriggio Paolo e grazie per essere qui. Buon pomeriggio a te Ferruccio e grazie di avermi invitato. Assolutamente, anche perché sono giorni importanti, gratificanti per te, gratificanti per noi appassionati di buona musica. E infatti il prossimo 5 aprile, quindi a giorni, ci sarà l'uscita nei negozi ufficialmente di questo lavoro che adesso la regia di Maurizio De Guì ci mostra, Voices, no? Un bel disco. Sei uno che lavora tanto, ti piace fare i dischi per essere un jazzista? Sì, mi piace molto fare i dischi perché scrivo molta musica e quindi la voglio, diciamo, fermare sui CD. Poi ultimamente ho avuto anche un bel ingaggio, chiamiamolo così, un contratto discografico con un'etichetta giapponese. Infatti non sono bei giorni per me questi, perché insomma c'ho delle persone che conosco in Giappone, insomma, è un paese che ho visitato, sono stato in tournée, quindi sono un po' triste per questa cosa. E quindi, tornando al disco, ho messo la mia vena melodica al servizio di cantanti, ho scritto delle vere e proprie canzoni. Quindi la vena melodica da jazzista che piace e viene apprezzata, visto che le voices che sono qui sopra sono davvero tante, importanti. Fabio Concato, Gino Vannelli, Vazzanicchi, Beppe Servillo, Grazia Di Michele, Gege Tespro, quindi poi tra l'altro un ventaglio molto variegato di... È quello il bello di questo lavoro, che c'è dalla milonga orchestrale di Vazzanicchi al brano più vicino alle sonorità pop internazionali di Gino Vannelli, al pop italiano di Linda Valori, Fabio Concato, un brano internazionale di Awa Lee che canta in francese, insomma, quindi è veramente molto molto. Per chi è appassionato di musica diventa estremamente intrigante, incuriosisce molto. Ma le canzoni come le hai scritte? Pensando agli interpreti o è stato... Qualcuna proprio pensando all'interprete, altre invece dopo averle scritte le ho associate esattamente. Quindi, come gliele ha fatte sentire? Per telefono? Ma per MP3 oggi la tecnologia ci viene incontro, ci aiuta tantissimo. Un po' meno romantico l'MP3, sì, esattamente. Però, qualche volta mi capita di suonare al telefono a qualcuno, però non era questo il caso, perché bisognava dare un'idea abbastanza precisa del brano, e quindi l'MP3 con il provino classico e niente. Ecco, tu hai un rilievo internazionale, tantissime esperienze, hai parlato poc'anzi del Giappone, poi vorrei anche approfondire alcuni aspetti con te per quanto riguarda il consumo musicale giapponese, però sei rimasto sempre fortemente radicato alla tua terra, e non solamente perché gli abruzzesi sono forti e gentili, ma perché forse hanno qualcosa di esprimere, come te, come viene spesso riconosciuto anche da giornalisti di settore specializzato, curiosato anche io in internet, non ti preoccupare. E hai proposto tra l'altro un video che accompagna la title track per il momento del CD, Francesco, e tra poco vedremo questo video, la canzone interpretata da Grazia Di Michele. Francesco, dedicata a chi? A Francesco Puccioni, in arte Mike Francis, che insomma, è stato un cantante meraviglioso degli anni 80, cantava in inglese, quindi era molto conosciuto anche a livello internazionale, che io non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, ma ho amato molto le sue canzoni. Quindi quando è morto sono rimasto molto colpito e ho scritto questa canzone, questo brano, questa musica, e ho proposto a Grazia, che è la cugina di Francesco, di scrivere il testo, e così è nata la canzone. Realizzato il video nel castello di Semivicoli con un bravissimo regista, tra l'altro. Bravissimo regista anche egli di Teramo, Cristiano Donzelli, che vanta nel suo curriculum collaborazioni con gente tipo Ridley Scott, Martin Scorsese, Spike Lee, quindi insomma adesso c'è anche Paolo Di Sabatino. Quindi. Allora vediamo un po' in anteprima com'è questo video che ci hai portato per i nostri telespettatori. Francesco, Paolo Di Sabatino, la voce di Grazia Di Michele. C'eri tu,
brava musica. Tu lì davanti al mare, solo con un piano, e fuori tutto quel blu. Tu con quella voce che vola così unica, dove c'eri tu? C'era sempre armonia, perché la tua vita era un pentagramma in equilibrio su. Ecco, torniamo in diretta. Io non saprei che cosa dire. Innanzitutto non so se sarà un successo questo disco, la prima volta che lo sento, assolutamente. Comunque grazie, avete fatto qualcosa di bello. Soprattutto Cristiano ha fatto davvero un ottimo lavoro dal mio punto di Cristiano vista. Cristiano è, devo dire, ermano di Nicola, che ha curato la fotografia, gli effetti speciali curati da D-Man, hanno fatto una finezza, un lavoro meraviglioso. Bello. Devo ringraziare anche mio fratello Luca, che ha fatto un po' da factotum, ha fatto la grafica del CD, ha fatto un sacco di cose. Quindi si ballava con gli occhi chiusi negli anni 80, no?
Sì. Un po' ruffiana, tra virgolette, la canzone, ma se la merita tutta, perché ruffiana era anche la musica di Mike Francis. Infatti ha colto proprio nel segno, sia la musica che il testo. Parliamo un po' anche di te musicalmente. Sei iniziato giovane, una grande sorpresa. Molti dicevano, ma chi glielo fa fare di mettersi a fare il musicista jazz a 23 anni, se non ricordo male. Sì, esatto. Una recensione del mio primo lavoro discografico diceva proprio ciò. Ma in realtà anche mio padre diceva ciò. E tuo padre è di mestiere, no? Sì, mio padre è insegnante di conservatorio e mi diceva, ma dove vai col jazz? C'hai pochi sbocchi, però io ho seguito la passione e alla fine fortunatamente riesco a fare quello che mi piace, perché penso che sia la cosa più bella che ci possa un succedere. Feeling particolare con il piano, ma hai avuto tantissimi incontri nella tua carriera? Tanti, quelli veramente importanti non sono stati tantissimi. Gli ultimi che ho avuto nell'ambito pop con Mario Biondi, con Antonella Ruggero. Poi un incontro importante è stato e tuttora è una collaborazione tra le più proficue e importanti, è quella con Davide Cavuti, un amico, un artista abruzzese anch'egli di Francavilla, che mi ha introdotto nell'ambiente cinematografico e teatrale con collaborazioni come con Michele Placido, con Giorgio Albertazzi e tanti altri, che hanno portato a un mio brano scritto con Davide. Film Vallanzasca, nel no? Film Vallanzasca, sì. E quindi parla anche di chi ha lavorato, ha suonato con te in questo disco, perché sono nomi importanti, li leggo, sì. Se vuoi, comunque penso che sicuramente li potrai presentare meglio tu. Allora, c'è innanzitutto la mia, tra virgolette, ritmica da qualche anno a questa parte, mio fratello Glauco alla batteria, Marco Siniscalco al basso, al contrabbasso, poi una serie di musicisti importantissimi della scena nazionale, da Luca Colombo alla chitarra, a Sergio Quarta alle percussioni, fino ad arrivare ai solisti Fabrizio Bosso e Javier Girotto, che sono insomma tra i più importanti frontman del tromba e sassofono. E per l'orchestra? L'orchestra diretta dal mio amico Massimiliano Coclite, e poi c'è anche Davide Cavuti alla fisarmonica, sì. In un brano, e poi nel brano Francesco c'è anche il mio amico Mauro De Federicis alla chitarra, e quindi tipo 50-60 persone che lavorano in questo album. E com'è stato lavorarci su? È il mio terzo figlio, io ho due figli e questo è il mio terzo figlio, perché è stata un'avventura pazzesca, meravigliosa, sia dal punto di vista emotivo, dal punto di vista proprio dell'energia spesa, perché lo devi pensare, lo devi arrangiare, devi scrivere, ci sono degli arrangiamenti per orchestra che ovviamente ti prendono del tempo, poi i contatti con tutti i musicisti, organizzare le registrazioni. È stato veramente un lavoro. Ecco, noi in sottofondo la regia di Maurizio De Gui ci sta mandando delle tracce del CD, lo stiamo ascoltando insieme. Che CD è? Quanto jazz, tra virgolette, c'è dentro? Anche perché spesso e volentieri sconfini, vai sul pop, il blues. Di jazz ce n'è poco, in realtà. C'è musica pop, c'è musica sudamericana. Sonorità jazzistiche veramente poche, ci sono dei soli, sì, però mi sono allontanato, mi son tirato fuori un po' dalla veste del jazzista. Infatti molti che hanno ascoltato questo lavoro mi hanno criticato, semmai. Mi hanno fatto i complimenti per questo, mi hanno fatto proprio i complimenti perché mi ha detto sì, non sei stato il jazzista che ha voluto per forza vestire di jazz a tutti i costi un altro genere musicale, ma sei riuscito a... Uno di questi è stato Fabio Concato, no? Che mi ha detto, sì. Mi ha fatto i complimenti e mi ha detto guarda, non mi aspettavo che un jazzista potesse entrare così nella musica pop con questa pertinenza, e questo insomma è uno dei complimenti più belli. Non necessariamente bisogna avere la puzza sotto il naso, anzi è l'approccio quello che conta, no? Esatto, è l'approccio, no? Perché spesso noi jazzisti abbiamo questo atteggiamento che, siccome la nostra è una musica abbastanza difficile da eseguire, allora molti credono che tirar fuori sempre e comunque tante note, gli accordi strani, che sia la strada giusta. In realtà certe volte per certi generi musicali, per farli rendere al meglio,
devi suonare con una mano sola, magari solo due note, capito? E poi magari in privato ci si può divertire a riarrangiare completamente le stesse canzoni di Voices. Esattamente, ma esattamente, come no, come no. E poi quello è il divertimento, dove si diverte di più. Ma infatti dal vivo, esatto, dal vivo probabilmente le suoneremo diversamente. A proposito di divertimenti, no? Stavo dicendo... anzi, parliamone subito, ci sono subito due concerti che terrai quanto prima proprio per Voices. Sì. Ci sono due concerti importanti, uno il 27 di maggio, concerto di chiusura della manifestazione Maggio Festeggiante, sono stato invitato dall'amico Silvio Araclio a fare la presentazione ufficiale nella mia città. E poi c'è il 19 di aprile, una presentazione ufficiale invece a Roma, in un locale importante della capitale che si chiama The Place. E quindi niente, siamo partiti. E invece la mia curiosità, dovunque vai, dovunque suoni, hai casa fondamentalmente, anche se ritorni sempre a Teramo. Se non sbaglio ti sei incontrato anche con la musica brasiliana, quindi la bossa nova, sì, eccetera. Che è una musica che ti dà tanto, no? Anche perché quando cominci a respirare quell'aria, invece, se, come dicevi prima, ti sei avvicinato al Giappone, dove consumano tanto, però non sono così gnocchi, anzi. Io ritengo che sia attualmente, per chi fa musica, sia il popolo più bello che ci possa essere, perché loro non concepiscono la copia del CD e lo scarico da internet, ma sono degli appassionati, cioè devono avere il CD, se lo devono far firmare se possono dall'artista. E quindi è uno dei pochi posti al mondo dove ancora si vendono i dischi. E non è feticismo, questo è proprio rispetto, esatto, per l'arte. Assolutamente, per chi... sì, e poi anche il rispetto per tutto quello che c'è, esatto, per tutto quello che c'è dietro un disco, perché spesso la gente scarica e tutti quanti ascoltiamo musica, ma poi chi paga la produzione di quello che uno ha scaricato gratuitamente? Io non posso parlare perché sono un feticista, devo avere il CD tra le mani. Anzi, sono avvantaggiato perché me l'hai portato qui. Assolutamente, ma è bello, no? Uno ce l'ha, vede che cosa è successo, apre, sfoglia, vede le fotografie, è come un libro, non credo che uno si metta a fare le fotocopie dei libri. Cioè, è bello avere una libreria, come è bello avere una discoteca, no? In casa. Pare quasi che mi conoscessi, la prima volta che ci incontriamo face to face, si vede in questo caso. Queste tracce alle quali tieni in modo particolare? Abbiamo parlato di Francesco, questa canzone dedicata a Mike Francis, e penso che ci sia un affetto sicuramente particolare. Lo so che è difficile, sì, scegliere in questo terzo figlio tra tanti piccoli figli. Guarda, la scelta non è poi così difficile, perché c'è un brano che si chiama Col sottofondo del mare, che canta Peppe Servillo, che ho scritto, ho dedicato a mia figlia, e ho scritto sia la musica che il testo. Allora. E quindi quella è proprio una canzone che, cioè, quando Peppe l'ha registrata, mi sono messo a piangere come un vitello. Quindi, poi... E poi suonare con Peppe Servillo penso che sia... Peppe Servillo è una persona emozionante, quindi lui è proprio una persona che si dà ed è riuscito a rendere al meglio questo omaggio che ho fatto a mia figlia Caterina. E quindi quella è la perla del disco, anche se non è la più commerciale, perché è una ballata, un pezzo abbastanza lento, però... Assolutamente, perché per chi ha il piacere di ascoltare è sicuramente una grande soddisfazione. Assolutamente sì. Da parte mia, spero anche da parte dei telespettatori che ci stanno seguendo, il ringraziamento di aver fatto sicuramente qualcosa di bello, perché non sempre si scrivono delle canzoni pensando a quante se ne venderanno, ma si scrive anche soprattutto per piacere, per amore. È la prima cosa da fare, perché se no non comunichi la gioia che hai provato quando le hai scritte, quando le hai registrate. Quindi la prima cosa è la sincerità e l'onestà intellettuale. Il resto, poi si vende una copia, se ne vendono 1000, 10.000, non mi interessa sinceramente. Certo, se verrà diffuso e tante persone possono avere la consapevolezza di quello che ho fatto, questo è per me un piacere, questo ci mancherebbe altro. E chiaramente quello che sta nel CD è quello che viene conservato, e poi la soddisfazione di poter suonare e interpretare sempre con tanti e con chiunque. Qual è un po' anche il tuo pedigree?
artistico, posso dirlo, no? Tranquillamente, anche perché l'ho letto, ho visto tanti di quei nomi che a quel punto ho alzato le braccia e mi sono arreso. Bene, Paolo, io ti ringrazio per essere stato qui a Zoom In, un grosso in bocca al lupo, grazie per averci portato Voices, e quindi tanti auguri anche per il terzo figlio. Grazie mille. Arrivederci, grazie a voi che ci avete seguito da casa, provate ad ascoltare queste Voices, voci di Paolo Di Sabatino. Arrivederci, l'informazione continua su 6 News.